ho avuto modo, come molti cittadini comaschi, di analizzare quelle che sono state le falsità che sono state pronunciate in quest'aula e fuori circa... Presidente, ho bisogno che lei mi ascolti perché deve riferire poi al sindaco che oggi non c'è. Lei o qualche assessore. Ah, c'è di là, allora mi sente. Però c'è poco tempo. Una serie di falsità circa il progetto di Libeskind, il fatto che fosse nato a Como, studiato per Volta, falso che non ci siano denari pubblici, falsa la faccia con la quale il sindaco dice di essere un sindaco che apprezza la partecipazione, falso. Falso il fatto che l'architetto abbia comune cuore, altrimenti non gli avrebbe dedicato un progetto che aveva già realizzato altrove, avrebbe dedicato un po' più tempo. Falso che per qualificare quella zona servissero milioni, tant'è che è bastato togliere un cestino e pochi altri lavori si poteva fare. Io penso che però oggi si sia giunti a un qualche cosa di particolarmente grave, e ci sono dei temi che travalicano destra e sinistra e polemica, e si tratta di sicurezza, vite umane, persone, cantieri, gente che muore, cioè quelle robe lì. In Italia, dove esistono ispettorati del lavoro, dove la sinistra e la destra parlano dell'articolo della Costituzione che parla del lavoro, oggi mi è capitato, stimolato dal solito buon media qui Como, di leggere un articolo. Life Electric, tempo di buchi, si perfora la diga al via la posa dei micropali. Questa cosa mi ricorda degli eventi che nacquero e che ebbero delle polemiche notevoli quando l'allora quotidiano faceva il suo dovere appieno, quando l'informazione era forse più rapida in questa città. Era il 2009 quando si parlava di sicurezza nel cantiere delle paratie. Oggi mi è capitato di vedere delle foto magnifiche su cui Como, e grazie a Dio esiste, di operai al lavoro con dei macchinari che stanno ponendo dei micropali all'interno di una superficie, e fortunatamente ci sono leggi serie di questa nazione che obbligano i lavoratori a utilizzare delle misure di sicurezza, e a maggior ragione quando si utilizzano questi macchinari esistono delle ulteriori specifiche che vanno a parlare di sicurezza. Benissimo, guardo le immagini di qui Como e mi capita di vedere operai che sono di tutto punto vestiti con cuffie e cose. Succede però che, caso vuole, e questo è veramente il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, pochi minuti prima e durante mi è capitato di fare delle foto personalmente, foto delle quali metto a conoscenza quest'aula e i consiglieri e manderò ai capigruppo un po' di materiale. Queste sono le foto che vengono scattate sul sito. Le altre foto rappresentano dei lavoratori in 9 fotografie totalmente privi di ogni misura di sicurezza, che stanno lavorando in un cantiere sotto gli occhi di tutti, estremamente pericoloso, come quei macchinari che si stanno utilizzando, data l'imprevedibilità di alcune reazioni di alcune macchine, possono essere in maniera aggiuntiva rispetto a un cantiere normale. Tant'è che esistono prescrizioni diverse. Quello che però, e mi dà veramente fastidio e diventa falsità, in alcune delle fotografie che avrete modo di vedere, e delle quali metterò a conoscenza la stampa e voi, si vedono degli operai che mettono dei materiali proprio mentre qualcuno sta scattando a loro delle foto all'interno del cantiere e ritornano al lavoro, ed erano al lavoro senza quel materiale. Allora, primo, quello che chiedo, mi è già capitato alcune volte di sollecitare l'invio di materiale alla Procura della Repubblica, e in alcuni casi non è stato mandato da questa amministrazione il materiale alla Procura della Repubblica, ce l'ho dovuto portare io in Procura della Repubblica. Adesso esigo che sia questa amministrazione, che è seria, a portare ai competenti uffici, per primo l'Ispettorato del Lavoro, che è lì che aspetta solo questo, le fotografie delle quali verrete messe a conoscenza. Secondo, chiedo la cortesia almeno di curare un cantiere, a maggior ragione con le debite forze dell'ordine di cui disponiamo, per far sì che si possa garantire il rispetto delle norme, non solo dei 30 all'ora in zone ridicole della città, ma quando c'è in ballo la vita di lavoratori. Grazie. Grazie consigliera Pese. Ultimo intervento consigliere Ruppi. Ancora. Prego consigliere Ruppi.